Dopo aver pubblicato alcuni video su Copenaghen, vogliamo condividere con voi altre località danesi altrettanto curiose. A circa 30 km a nord di Copenaghen arriviamo a Hillerød per visitare il castello Frederiksborg, costruito su tre isolotti al centro di un lago. Il ponte che attraversiamo ha sicuramente sostituito un ponte levatoio ormai andato distrutto e ci troviamo subito nell'ampio cortile del castello. Subito dopo l'ingresso si accede alla sala dei cavalieri, che era la sala da pranzo per i nobili della corte. Saliamo al primo piano per arrivare alla cappella dell'incoronazione, che ci lascia letteralmente senza parole. Rimasta quasi intatta dopo l'incendio del 1859, la cappella conserva ancora i mobili originali e la pala d'altare d'argento ha visto in 200 anni tutte le solenni cerimonie di incoronazione dei monarchi. L'organo è di inestimabile valore e risale al 1610 e viene usato ancora oggi per i concerti. Attraverso un corridoio si arriva alla sala delle udienze, molto luminosa, con il quadro del re Cristiano IV che viene ritratto come un imperatore romano e la sedia ascensore che consentiva al sovrano di apparire dal pavimento. Una parte del primo e del secondo piano è occupata da una pinacoteca, ricca di ritratti di monarchi esposti in ordine cronologico. Al terzo piano troviamo una splendida sala da ballo con soffitto e lampadari dorati e una collezione moderna di quadri e fotografie del XX secolo fino ai giorni nostri. Dopo l'incendio, il magnate di Carlsberg, il barone Jacobsen, ha provveduto alla ricostruzione e restauro del castello, diventato poi Museo di Storia Nazionale Danese. All'esterno si può visitare uno splendido e curatissimo parco, dal quale si può ammirare il castello e il lago che lo circonda. Percorriamo altri 30 km verso nord e arriviamo ad Helsingør, che si trova proprio nel punto più stretto dell'Øresund, il tratto di mare tra la Danimarca e la Svezia. Nel 1400 il re fece costruire questa fortezza in questo punto per far pagare un pedaggio a tutte le navi mercantili che volevano attraversarlo. Questo dazio portò entrate molto consistenti alla città, che per molti anni fu ricca e fiorente. La principale attrattiva di Helsingør è il castello Kronborg, visitabile anche all'interno. È passato alla storia come il castello dove Shakespeare nel 1602 ha ambientato l'Amleto, una delle sue famose tragedie. In realtà Shakespeare non è mai stato in Danimarca, ma sembra che apprese molti particolari del castello da due nobili danesi che avevano visitato la corte d'Inghilterra. Già dal 1600 molti inglesi che visitavano Helsingør chiedevano dove fosse sepolto Amleto, che in realtà è un personaggio di fantasia. A pochi passi dal castello, il Museo Marittimo Danese si trova in un edificio sotterraneo a forma di nave, all'interno del quale si possono vedere molti modellini di navi e carte nautiche. La biblioteca di Helsingør cattura la nostra attenzione non solo per la bellezza dell'edificio,
ma visitandola abbiamo capito come la Danimarca dia grande importanza alla cultura, attrezzando ampi spazi moderni e accoglienti per persone di tutte le età. Il centro di Helsingør ha numerose vie pedonabili e una piazza ricca di negozi e accoglienti caffè. Rimaniamo a nord della Selandia per vedere le spiagge danesi e arriviamo a Gilleleje, un villaggio di pescatori, e tutto intorno al suo centro abitato ci sono le spiagge più settentrionali dell'isola. Troviamo il porto ricco di imbarcazioni ormeggiate e molti ristoranti sono specializzati nella cucina di pesce. I built up walls like mansions to the sky. Protect my heart so it would survive. But you climbed in. A Tisvildeleje arriviamo nel pomeriggio e parcheggiamo proprio di fronte al mare. In mezzo una profonda distesa di sabbia e qualche surfista approfitta del vento molto favorevole. Sulla spiaggia, costantemente battuta dal vento, troviamo spiaggiata una piccola tenerissima foca. Alcune persone si stavano già interessando di come fosse più opportuno aiutarla a riprendere il mare e noi approfittiamo per farle una foto ricordo. Al mattino riprendiamo la strada lungo la costa e arriviamo a Hundested. Troviamo subito un posto per il camper nell'ampio parcheggio del porto e andiamo alla ricerca delle famose sculture di sabbia. Ogni anno d'estate viene allestita nei pressi del porto una mostra di sculture di sabbia, fatte da artisti provenienti da tutta Europa, e ci sembra strano che sia all'aperto senza alcun tipo di protezione. Una scultura molto bella, però, si trova sotto un tendone, forse per proteggerla dalla pioggia.
Delle quattro presenti in Danimarca, la fortezza circolare di Trelleborg, costruita dai vichinghi prima dell'anno 1000, è la meglio conservata. Il terrapieno circolare è spesso 17 metri e alto 6 e ha 4 accessi, uno per ogni punto cardinale. In oltre 1000 anni le strutture in legno sono andate distrutte, ma le buche per i pali sono state riempite di cemento per rivelare la sagoma delle fondazioni delle case. Il cortile interno è diviso da due strade perpendicolari in quattro quadranti ed ogni quadrante conteneva quattro edifici. È stato costruito anche un piccolo villaggio e allestito un museo che racconta la storia di questo luogo. Per la notte troviamo una bella area camper in un posto gratuito e tranquillo per una sosta nel mezzo della campagna danese. Al mattino decidiamo di lasciare l'isola Selandia e attraverso il ponte Storebælt arriveremo sull'isola Fionia, che vi racconteremo nel prossimo episodio.